Ed eccoci qua a Ostia, dal 1963, sempre portato Ostia al cinema, in televisione, con grande orgoglio. Stasera voglio condividere questa bellissima manifestazione qui a Piazza Comazzo con i miei carissimi amici Nunzio e Paolo. Eccoli qua. Si parla di violenza, noi veramente siamo sempre a favore delle donne, perché le donne vanno amate e rispettate, e non solo. Le donne vanno amate e rispettate, sono una figura importante della nostra vita, inizia dalla mamma, poi c'è la moglie, poi c'è il suo. Danno la vita. Danno la vita. Noi quando si parla di donne siamo sempre presenti, perché le donne veramente sono intoccabili, c'è proprio un amore nel confronto di è la nostra linfa vitale. Se non ci fossero le donne non ci sarebbe Enzo Salli. E nemmeno Nunzia, nemmeno Paolo. Allora saremmo anche impopolari, probabilmente in un'era in cui bisogna essere buoni per forza, però speriamo che col tempo ci sia un uomo, una donna coraggiosa che riesca a fare magari una legge reale, severa, ma severa come si deve, non che sia dentro due giorni e poi è ma l'inasprimento, ma l'inasprimento, ma molto inasprimento. Se non lo sapete, ma lui è un esperto di torture, ma lui è un personaggio che si può curare. Allora, viene dell'Inquisizione, esatto. Vorrebbe riproporre l'Inquisizione, io sono d'accordo con lui. Ma no, ma è... bellissima sensibilizzare le persone su questo argomento, ovvero la violenza sulle donne, che è ancora purtroppo un evento che capita spesso nei nostri giornali, ecco. E sono felice di partecipare, ecco, per fare la differenza. Mai Violenza Tour ad Ostia, comincia da qui l'anno 2020-2021, che ci vedrà impegnati in 150 date tra scuole e piazze. Saremo contenti di poter portare il messaggio dell'antiviolenza in tutta Italia, e questa volta partiamo da Ostia.